Benvenuti cari amici di YouTube e non solo a Inside the Game, l'unico vlog che arriva tardi al suo stesso matrimonio. Siamo oggi qui riuniti per celebrare l'avvento di Luca Mogini, Aka Beautiful Me, nelle nostre puntate, almeno guest star direi, Questa perché adesso. sei proprio guest, sei Beh, arrivato ospite esatto. a casa mia. Non si sa A manco per quale motivo, sorpresa, a si è levato le sorpresa. scarpe, aveva i pantaloni, ha buttato tutto per terra, ha chiesto un Esatto, caffè. bravo. E noi abbiamo detto: Esatto. partecipi alla puntata? Sì, grande esperto a quello di Bene, videogiochi, giapponesofilo come molti di voi che stanno bene. dall'altra È parte della stato il mio telecamera. sensei per molte saghe. Mi ha iniziato a persona. Pensa Sì. tu, Non senza di è lui detto che tu non. sia un complimento. Che cosa t'ho, a cosa t'ho portato? Vabbè, Cosa sono molto orribile. appassionato della serie persona, Quindi, grazie insomma, Beautiful a te. Buono. Me, Akira Dollmaster per questa nuova scoppiettante, elettrizzante, parallelepidamente puntata. Ci Sì, voleva un avverbio che non sì. esisteva e l'ho detto. Che parla chiaramente delle news più importanti successe in questa settimana videoludica, di cui la prima è Thief e Castlevania Lord of Shadows 2 sono delle merde. Questo non lo diciamo noi, lo dicono le recensioni internazionali, noi non l'abbiamo provati, però, cioè, le recensioni internazionali poi è tanto che Kotaku ha detto che No. Thief ha detto no, su Lords of Shadows anche in Italia in verità molti siti specializzati hanno detto ma de che, quindi quello ha detto no, l'altro ha detto ma de che E conclusioni noi vogliamo? ci Ci accodiamo, non li abbiamo accodiamo. provati, ma se li avessimo provati Si avremmo direbbe detto che no. schifo. Oh, Esatto, vabbè, no, ecco. questa non è la news più importante, la news più importante della settimana è che è uscito Plants vs Zombies e quello noi invece l'abbiamo provato. Abbiamo Esattamente. qui un video che testimonia che l'abbiamo Esatto. provato e Pierpaolo che sta giocando. Giocando. Eccolo Dunque, qua. molto divertente Ecco. perché hanno ripreso la modalità corsa di Battlefield. Praticamente, zombie attaccano delle zone del livello che sono difese dalle piante. Se le piante perdono quella zona, indietreggiano e il livello diventa più Ah, grande. ok. Alla fine, c'è proprio per dare una sorta di conclusione alla storia, un assalto finale a una base delle piante. Vedete qui, per esempio, i cannoni che sparano popcorn. In cui gli zombie devono distruggere qualcosa che le piante stanno costruendo per vincere la guerra, che in questo caso è un enorme shuttle a forma di cetriolo. Che Ecco, è una metafora, è una appunto, metafora, no, non è una dicevamo, metafora, dopo lo una vedrai bene forte perché metafora in che questa partita abbiamo vinto e no. lo shuttle è stato abbattuto. E comunque è molto divertente perché è caratterizzato da gameplay asimmetrico, cioè le classi degli zombie non sono le stesse classi delle piante. Quindi non c'è uno zombie che equivale a una pianta, sono completamente Ok. diversi tra loro. Fino a uno StarCraft negli FPS, anzi in questa casa nei Esatto, cioè TPS, nel senso come tipologia ok. di gioco si avvicina molto a un Team Fortress, però lì le Beh, due sì, squadre si erano vede proprio. identiche. Sì, le squadre Le erano squadre erano identiche. identiche, invece qui è bellissimo il girasole che ride sempre. E diciamo, in stile Plant vs. Zombie, cioè, nei livelli ci sono o dei vasi o delle, diciamo, delle crepe nel terreno da cui si possono evocare, ecco, zombie che sono bot oppure piantine bot. Ah, Quindi carino. per aiutare. E questa è il famoso momento in cui lo shuttle cetriolo Voleva prende il partire. volo. Esatto, Vabbè. e invece no, perché abbiamo vinto e quindi preoccupatissimo. Cetriolo con gli Esattamente. occhi. Eh sì. Lucido. Esatto. E anche gli occhi E erano anche lucidi. gli occhi Non l'hai erano visto, lucidi. ma. Sì, no, nulla da dire, Henry. Queste sono Funziona io, tutte le zone delle benissimo. mappe che vanno prese, insomma, molto divertente. Com'è questo gioco? Molto molto divertente. Molto divertente, usa il Frostbite 3, quello di Pensa Battlefield. tu. Ed è incredibile perché è un gioco Electronic Arts che non ha microtransazioni e che avrà i DLC gratuiti. Pensa, una Sta rivoluzione. Che cambiando non è qualcosa. male rispetto alle Esatto. politiche su qualunque altro Esatto. piattaforma e gioco. Allora, continuiamo con cosa è successo nel mondo dei videogiochi. Questa settimana è successo che è stato rilasciato un nuovo video da Ready at Dawn, che ricordiamo è fondata da Andrea Pessino, il nostro connazionale, che è in California, Los Angeles. Non lo so se è Los Angeles, suonava molto bene. Los California, Angeles, Los Angeles, Los esatto. Angeles suona benissimo. San Diego o una cosa del genere. E appunto, Ready at Dawn, capaci di sfornare giochi comunque sempre sopra l'8 a livello di. Abbiamo trovato Sì, prima. abbiamo Su, trovato Metacritic esatto. dall'85 in su, cioè Dall'85 in sotto su. non ci sono mai andato. Autori, per Sì. esempio, di God of War per PSP. Adesso stanno sfornando uno dei titoli in ante. Scusate, in
esclusiva per PS4 più interessanti che ci sia capitato di vedere. No, in realtà sta mi è venuto in mente adesso che tutto quello che hanno fatto prima è stato più o meno una conversione. Invece c'è un God of War, un Dexter che non era una conversione. God of War su PSP non era una sorta di porta. Sì, non è una nuova IP. La prima volta che se ne escono con qualcosa di nuovo e con qualcosa in cui mi sembra che sia stato investito un sacco di denaro, perché la grafica di gioco, esatto, cioè vedo degli effetti, cioè i pupazzi, li chiamavamo quando eravamo ragazzi, sembrano veramente fatti bene, la grafica spacca, sembra un po' macchinoso per ora il sistema di mira. Più che altro io ho paura che sia un corridoio, cioè nel senso, per adesso non hanno fatto vedere nulla che non sia, non so, un TPS con coverture e qualche quick time. Sicuramente insomma da tenere d'occhio per la grafica, vabbè, comunque sia mi sembra un gioco, ripeto, tra l'altro guarda che fissa il quick time adesso, in cui veramente puoi scegliere se premere Y triangolo oppure prendere triangolo sul coltello. Nel caso triangolo. Secondo me triangolo. Esatto. No, beh, comunque insomma, ripeto, mi sembra un gioco da tenere assolutamente sott'occhio, soprattutto se siete possessori di PS4 e anche se siete possessori di Xbox One come me, potete rosicare guardandolo, perché io in questo momento sto rosicando. È Londra steampunk. Sì, no, anche l'atmosfera infatti sono abbastanza particolari. Mi ricorda addirittura un Final Fantasy degli ultimi trailer usciti, per dirti, con tutto il miscuglione di tecnologia. Sì, sì, ma su questo c'è stato il tuo silenzio, perché vado a piangere, stavo dicendo bagno. Una cazzata. No, ma perché a me gli ultimi dei Final Fantasy hanno fatto schifo. No, ma mica ho detto bello. No, è vero. Solo che ogni volta che lo dici a me mi parte tipo l'embolo e quindi vabbè, vado a piangere in bagno a torno. No, non ti preoccupare, okay, rimani qua con noi. Allora, adesso andiamo avanti con veramente una cosa incredibile che è successa, che mi dovete più raccontare voi. Non è successa proprio in questa settimana, sono 10 giorni. Sono 12 giorni, credo. Esatto, noi dovevamo forse addirittura dirvelo nell'altra settimana facendo quelli che subito scoprono le cose, invece l'abbiamo scoperto adesso. perché siamo dei cazzoni. Invece di essere precursori. Esatto, no, vabbè, ma questo dei cazzoni ce l'aveva detto anche il nostro beneamato Factotum, che sapete è andato in Brasile, come dire... È un posto migliore. Esatto, stai parlando come se fosse morto, è andato. È in un posto migliore, non è qui, è in un altro posto. È un posto migliore, questo è vero, è tutto vero. E allora, cosa è successo? Twitch plays Pokémon. Oh, esatto. Molto bene. Allora, sembrerebbe che sulla... No, sembrerebbe, è un dato di fatto, che la community online di Twitch stia giocando a Pokémon. Cosa significa? Significa che nel corso di 12 giorni 70.000 persone hanno dato ognuna un comando per portare avanti questa lunghissima partita Pokémon Rosso su emulatore, sì. E a questo punto sono arrivati a... Hanno battuto Giovanni, l'ultimo capopalestra. Per cui gli mancano i Super 4. Gli mancano i Super 4. E com'è andata finora? È andata che è iniziata, diciamo, con la modalità anarchia. Cioè, chiunque premesse qualsiasi comando, il gioco lo eseguiva. Questo ha portato a un certo punto, durante una crisi, scoppio, esatto, una crisi intorno al settimo giorno, in cui sono stati rilasciati dei Pokémon potentissimi, dovevano solamente essere curati in un centro Pokémon, invece l'hanno rilasciato, stati liberati. Motivo per cui hanno spostato, hanno cambiato, diciamo, il modo in cui vengono inseriti gli input, e quindi ora c'è la modalità democracy. Quindi è a voti, perché si sta parlando comunque di un sistema collegato a IRC, facciamolo vedere, che giustamente... Sì. Stanno facendo vedere le nostre faccioni. Come potete vedere, a destra ci sono tutti i nick della gente che dice appunto giù, democracy, anarchy, eccetera, è quello che bisogna fare nella schermata. E appunto con la modalità democrazia succede che il voto, cioè quelli il comando che ottiene più comando voti, che ottiene più voti viene eseguito. Si sta parlando quindi di un gioco da un'idea tra l'altro di un ragazzo australiano che appunto ha programmato un sistema tramite IRC con cui si poteva fare questa cosa, a cui stanno un gioco single player a cui stanno giocando contemporaneamente multiplayer sì. 60.000 persone, perché lo stream di Twitch è stato addirittura appunto con 60.000 utenti contemporanei, quindi molte di più di 60.000, sì, se sì, vuoi, sì, perché sì. In 12 mi sembra di aver letto 160.000 unici, esatto, chissà quanti se ne saranno alternati, però anche 60.000 contemporanei, producendo, a parte un output chiaramente straordinario se pensi a quello che sta succedendo e se uno capisce le cose,
E in seconda battuta, comunque, una cosa assolutamente storica per il fantastico mondo dei videogiochi. E quindi vogliamo parlare del fatto che siamo nati delle religioni. Sì, no, io volevo fare un attimo una cosa sul fatto che effettivamente sì, si tratta di un momento storico, ma a me onestamente sfugge un attimo il valore del momento, cioè il fatto che 70.000, 160.000 persone stiano a scrivere un comando per mandare avanti una partita a un gioco vecchio di anni, vecchio di anni, diciamolo, perché questo se vogliamo. Non vedo il senso dell'esperimento sociale e la grossa vittoria. Secondo me È la definizione di internet, esatto. È random, è completamente. Perché alla fine non c'è un cazzo da fare, e quelli che non c'hanno un cazzo da fare, come noi, ogni tanto accendono YouTube. Altri fanno questo, e altri fanno i porno, e altri fanno live Jasmine. Cioè, voglio dire, cos'è un canale porno? Anche ovviamente io non per conosco. Cui tu non hai giocato a Pokémon. No. Ok, a posto. E appunto poi nel corso di questi 12 giorni si sono sviluppate una serie di religioni e moti sociali orientati attorno ai protagonisti del gioco. Esatto. Per cui se nei primi giorni determinati oggetti chiave venivano adorati, questi poi sono stati buttati da... fa ridere anche solo a pensarlo, c'è un po' che buddismo che ha come figura principale Snorlax, c'è stato un grosso scisma a livello di Eve per farlo evolvere in Vaporeon o Flareon, esatto. E tutto quel che ne consegue nel corso poi della partita. E ricordiamo Bird Jesus. E secondo Bird me Jesus, qualcuno alla fine dell'esperimento morirà. Esatto. Ve lo dico con una serietà che non mi è mia. Non è mia. Vogliamo parlare però dell'ultimo grande video di questa puntata. Sì, allora abbiamo in esclusiva il nuovo video di un gioco di calcio che stanno sviluppando in Brasile, diciamo uno dei più grandi sviluppatori esatto. Noi abbiamo mandato ovviamente il nostro massimo in esclusiva, esatto. Pare sarà fatta molto bene la sabbia, ma meno bene l'acqua, molto bene. E io non vorrei anticipare nulla perché sono immagini spettacolari. Esatto, con questo noi vi salutiamo e vi diamo appuntamento alla prossima settimana. State con noi in questo minuto perché vedrete delle cose che non avete mai visto. E ciao soprattutto ai miei cari amici Akira e Dolmaster, che non sono dei cazzoni, sono solo dei fagianelli. Oggi vi presento la beta di un gioco in uscita che mi hanno mandato direttamente qui in Brasile sulla spiaggia di Copacabana. Si tratta di una specie di football manager in cui bisogna creare da zero il proprio calciatore brasiliano preferito, partendo da quando è assolutamente minorenne, ma il giocatore deve aver compiuto almeno un reato grave contro la persona, quindi un furto o un omicidio. Vediamo un po' com'è questa beta. Eccoli qua, come potete vedere la simulazione è molto realistica, i modelli sono praticamente perfetti, anche i portieri brasiliani sono seghe esattamente come quelli reali, gli effetti particellari della sabbia ve li faccio vedere, che figata, sono molto realistici, che è mica male, anche se l'acqua sullo sfondo è assolutamente finta. Il gioco chiaramente uscirà su tutte le piattaforme e noi aspettiamo tranquilli e paciosi una nuova beta, una versione comunque sia successiva. Nel frattempo ci godiamo questa, che sembra abbastanza produttiva. Vedete, anche i tiri, insomma, c'è ancora molto lavoro da fare, contiamo che venga fatto tutto e ne riparleremo più avanti. Ciao a tutti!